Come creare un server con Discord? Come usare quella che si è attestata come una delle piattaforme più utilizzate nel mondo, soprattutto del gaming, per la comunicazione? Bene, vediamo come andare a creare un server, una vera e propria community, come può essere un canale Telegram oppure un profilo su Patreon, una pagina di crowdfunding. Vediamo un pochino come farlo, non tanto per il tutorial, ma più per farvi conoscere le potenzialità di questo incredibile strumento, sul quale trovate una guida completa che, nel caso in cui ancora non abbiate seguito, vi linko direttamente nel caso in cui vogliate approfondire questo strumento. Qui però ci concentriamo sulla creazione di un server. E allora direi di iniziare. Io vi ricordo molto velocemente che su Chiocciola Tutorial Express trovate il mio canale Telegram. Lì pubblico una serie di contenuti, risorse, cose extra e backstage che non pubblico qui su YouTube. Detto questo, direi di iniziare. E allora eccoci qui all'interno di Discord e vediamo un pochino come funziona questa cosa dei server. Io ho creato un account temporaneo che uso per i tutorial. Questo non è il mio vero account, così evito di farvi vedere tutte le cose mie, evito in qualche maniera di intaccare quella che potrebbe essere una procedura fatta da voi con un account nuovo senza server. E a questo punto direi di iniziare, e direi di iniziare dalla creazione vera e propria del nostro server. Quindi vediamo un pochino come funziona. La prima cosa che facciamo è fare clic sul tastino più, aggiungi un server. Per fare che cosa? Beh, indovinate un po', per aggiungere esattamente il nostro server. In questo caso possiamo già scegliere un template, un modello con delle stanze. Poi vedremo anche che cosa sono le stanze o i canali del nostro server, con già delle stanze preimpostate. Per esempio, in gruppo di studio, se non sbaglio, abbiamo una chat vocale, un canale testuale, insomma una specie di gruppo WhatsApp, ecco. Ora vedrete anche tutte queste differenze, ve ne parlo tra un pochino. In questo caso tralasciamo questi modelli, che sono cose un pochino avanzate e abbastanza di nicchia, e direi di procedere direttamente con il crea personalizzato. In questo caso direi di scegliere per un club o una community. Lo chiamiamo, che ne so io, il miglior server di gaming del mondo. E ci mettiamo anche un 3 punti esclamativi, tanto per essere sobri. Eventualmente possiamo caricare un'immagine, facciamolo. Andiamo a prenderci delle immagini. Vediamo un po', datemi qualche istante che recupero un'immagine da caricare. Eccolo qui, abbiamo un'immagine. Ci vorrà qualche istante, aspettiamo che il nostro caro amato Discord la processi. Purtroppo sono immagini molto pesanti, scaricate da Unsplash. Dai, forse non ce l'ha presa, vabbè, fa niente, ce ne faremo ampiamente una ragione. E a questo punto clicchiamo sul tasto crea. Molto bene, siamo all'interno del nostro server. In questo momento abbiamo appena creato un server Discord. Siamo già a posto. Vi faccio notare subito una cosa, e cioè che abbiamo questo triangolino di fronte al titolo, al nome del nostro server. Ci clicchiamo e da qui possiamo accedere ad una serie di cose, tra cui alle impostazioni. No, non era qui, vediamo un po' se lo trovo. Forse è tasto destro. Eccolo qui, chiedo scusa, tasto destro. E qui ci sarà impostazioni del server, vedete? Queste cose qui, queste impostazioni, ci saranno molto utili tra qualche istante. Ora vi basti sapere che siamo all'interno del server. Approfitto di questa parte anche per andare a spiegarvi che cosa sono questi canali, text channels, voice channels, che vedrete appena andrete ad avviare, a creare per la prima volta il vostro server. Ipotizziamo un server Discord, quello che stiamo creando in questo momento, come se fosse una casa, ok? Un appartamento di qualsiasi persona. All'interno di un appartamento ci sono delle stanze, la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il salotto, che ne so io, il bagno e tutte queste cose qua, ok? Ogni stanza di un appartamento corrisponde ad un canale del server Discord. In questo caso c'è una distinzione. Possono esserci i canali testuali, come questo qui, come General, oppure dei canali vocali, voice channels, come il secondo, che vedete in questo elenco. In realtà poi c'è anche un terzo tipo di canale, che è la sala conferenze, ma poi la vediamo, non vi preoccupate. In questo momento, perlomeno, abbiamo capito un pochino come funziona questa cosa dei canali, delle stanze all'interno del nostro server. Eventualmente vi ricordo di andare a ripassarvi la guida completa. A questo punto però, dopo aver creato il server, è ancora un pochino scarno, e allora andiamo molto rapidamente a configurarlo.
Andiamo appunto nelle impostazioni, tasto destro, impostazioni del server, panoramica. E qui possiamo rapidamente andare ad, a cambiare il titolo, il nome del server, a caricare un'altra immagine. Vediamo se adesso ce la prende oppure se fa ancora i capricci. Facciamo così e vediamo se adesso ce la prende. Dai che forse ce la facciamo. Molto bene. Prendiamo questa parte qua, applica. E avremo correttamente applicato, eccolo qui, una foto al nostro server. Vi faccio notare che più in basso abbiamo una serie di altre cose. Come per esempio, salviamo le modifiche per evitare problemi, come per esempio le notifiche. Questa cosa è molto interessante perché ci fa capire subito una cosa. Ci fa capire che Discord è una piattaforma pensata per la comunicazione di gruppo, non tanto per la comunicazione one to one, più per una comunicazione diretta, come se fosse un gruppo WhatsApp, un gruppo Telegram. Questa cosa può essere dal lato un pro perché va a fidelizzare molto la nostra community, ma dall'altro lato potrebbe in qualche maniera andare a penalizzare tutti quei content creator che decidono di operare su Discord, che però non sono periodicamente attivi sul server. E quindi in pratica ci sarebbero messaggi di tutti gli utenti che si parlano tra di loro, che menzionano, che chiedono l'intervento dell'amministratore, del creator, che poi non arriva mai. Quindi questo potrebbe andare un pochino a rovinare la user experience, quindi state molto attenti a ciò che fate in questo caso. Tutto questo per farvi capire che io abiliterei subito come notifiche solo le menzioni, anche perché se non lasciamo come notifiche tutti i messaggi, qualsiasi messaggio mandi una persona in qualsiasi canale, quindi in qualsiasi stanza della nostra casa, bene, ci arriverà una notifica. E soprattutto se il nostro server comincia ad avere qualche centinaio barra migliaio di utenti, ecco che praticamente finiamo la nostra vita sommersi di notifiche di Discord. Quindi direi di mettere rapidamente solo le menzioni, salviamo le modifiche e non ci pensiamo più. Vediamo un po' che cos'altro qui possiamo fare. Direi nulla di così particolare. L'unica cosa che vi faccio vedere è il link di invito, che si può attivare solo nella versione a pagamento di Discord. Vediamo dov'era. Ecco, forse era qui in inviti. Dai, perché non trovo il link di invito? Sarà in modello server? Non lo so, vabbè, insomma. Eventualmente comunque sappiate che abbiamo anche un link per far entrare le persone all'interno del nostro server. Ah, ho capito. Tre puntini, invita, eccolo qui, invita. Ed ecco che ci fornisce questo link, che però scade dopo 7 giorni. Eventualmente possiamo anche renderlo permanente e non farlo scadere mai, eventualmente anche andando ad impostare un limite o un'unione temporanea al server, valutando che i membri temporanei saranno espulsi automaticamente dopo essersi disconnessi oppure dopo essere usciti, insomma, dal server. E questo è quanto, questa era un'introduzione al server. Ora però facciamo una cosa un pochino più interessante, perché andiamo a ragionare sulle categorie e sui canali, quindi sulle stanze del nostro bel appartamento. Ce ne abbiamo già due: General, un text channel, e General, un voice channel. La prima cosa che vi faccio notare è che possiamo andare ad aggiungere diverse categorie, vedete, canali di testo o canali vocali. Andiamo a farlo con un tasto destro sopra a questa parte dell'interfaccia e cliccando su crea categoria. Ipotizziamo a questo punto di chiamare questa categoria introduzione. Possiamo valutare di rendere questa categoria una categoria privata, quindi andare ad indicare a Discord: guarda, non far vedere questa categoria di canali, che siano vocali, che siano testuali, agli utenti, ma farli vedere, che ne so, soltanto agli amministratori e ai moderatori. Poi andiamo a definire anche i ruoli del nostro server, non vi preoccupate. Quindi, introduzione. Ipotizziamo che questa non sia una categoria privata. Creiamo la nostra categoria. Ti ho verificato un errore. Molto bene, caro Discord. Proprio adesso dovevi avere gli errori? Dai, ce l'abbiamo fatta. Bene. Quindi abbiamo creato la nostra categoria introduzione. E andiamo ad aggiungerci con il tastino più qui a fianco un canale testuale. Ipotizziamo di scriverci messaggi di benvenuto. Si usa molto spesso, vi dico la verità, mettere un canale che manda i messaggi di benvenuto, quindi ogni volta che entra una persona andrà a scrivere ciao Pinco Pallino, benvenuto nel server. Questa cosa spesso si fa nei diversi server, insomma. In questo caso, per non complicarci la vita, creiamo un classico canale che si chiama benvenuti, che conterrà un singolo messaggio di benvenuto, per l'appunto, nel server. Canale testuale.
e abbiamo creato il nostro primo canale. Qui ce ne avevamo già due, ma questo è il primo canale che abbiamo creato in assoluto noi con le nostre sante manine. Andiamo anche a scrivere qualcosa, ipotizziamo di scrivere: ciao, benvenuto in questo fiammeggiante server che non farà altro che parlare di gaming. Molto bene. Eventualmente con shift più invio possiamo andare a capo, perché se clicchiamo l'invio classico inviamo il messaggio banalmente. Questo, se non sbaglio, si può modificare dalle impostazioni generali, non dal server di Discord, ma non ci giurerei. Che non fa altro che parlare di gaming. Punto. Ecco, infatti vi dicevo, ho cliccato l'invio invece del shift invio. Facciamo così, molto bene. Vi faccio notare infatti che si possono anche modificare i messaggi già inviati. Ricordati di seguire le regole, altrimenti sarai espulso come a scuola quando si faceva confusione. Mi sto inventando delle cose a caso. Quando si faceva confusione, e ci mettiamo anche una bella faccetta che non guasta mai. Molto bene, questo sarà il messaggio che le persone vedranno all'interno del canale testuale benvenuti. Ipotizziamo in questo caso di spostare l'intera categoria introduzione prima delle altre, giustamente, perché vogliamo che venga visualizzata prima, per l'appunto. Quindi avremo benvenuti e poi ipotizziamo di avere un altro canale contenente le regole. Questo però lo creiamo dopo, perché voglio farvi vedere un'altra cosa per quanto riguarda le regole, quindi lo facciamo dopo, poi capirete il motivo. Vi faccio notare che all'interno di ogni singola stanza del nostro appartamento abbiamo altre impostazioni. Possiamo impostare un argomento del canale, quindi breve messaggio introduttivo per i neofiti, ipotizziamo. Punto. Eventualmente possiamo andare ad impostare uno slow mode, quindi si può scrivere un messaggio ogni 5 secondi, ogni 10 secondi, ogni minuto, che ne so, ogni 10 minuti o ogni 6 ore. Ipotizziamo ogni 30 secondi, direi che va più che bene. Eventualmente possiamo archiviare questa stanza del nostro appartamento, questo canale, ve lo ripeto, dopo 24 ore di inattività. Non vedo perché farlo, quindi direi di mettere una settimana in questo caso. Cos'è? Ah, bisogna pagare, quindi lasciamo 24 ore. Vedete che certe funzionalità di Discord sono di Discord Nitro, mi pare si chiami, che è la versione a pagamento. Eventualmente vi faccio soltanto vedere che possiamo anche andare ad integrare il canale tramite webhook, oppure possiamo andare a vedere i canali seguiti. Queste cose sono per i più nerd che vogliono capire questa cosa qua. Molto bene. Anche con l'impostazione ci siamo. Eventualmente possiamo creare un invito per accedere al singolo canale benvenuti. Chiudiamo e siamo a posto. Quindi abbiamo già capito questa cosa dei canali. Andiamo a creare anche per completezza un canale vocale. Quindi eliminiamo il canale generale, anzi eliminiamo l'intera categoria. Tasto destro, elimina categoria. Eliminare, certo. Eliminiamo anche questa, che sono quelle create di default da Discord. Cos'è sta cosa? Ah, ci lascia comunque i canali. Vedete, elimina la categoria ma non elimina il canale. Andiamo a farlo noi manualmente. Elimina canale. Molto bene. E andiamo a creare una nuova categoria, che chiamiamo per esempio chat vocali. Non è privata nemmeno questa. Creiamo la nostra categoria e qui ci inseriamo un canale vocale che si chiama chiacchierata libera. Molto bene, crea canale. Abbiamo creato il nostro primo canale vocale. Entriamoci semplicemente cliccando. Ed ecco che siamo entrati. Ora non so se avrete sentito come si dice questo, il suono di ingresso. Capito? Dai su. Vedete che siamo entrati. Magari ve lo faccio sentire. Vi attivo un attimo l'audio così sentite. Ora mi disconnetto. Avete sentito che fa questo suono? Mi riconnetto, quindi entro. E fa questi suoni molto molto carini. In questo caso non attivo il microfono, perché l'ultima volta che l'ho fatto ho riscontrato poi dei problemi con l'audio, quindi evitiamo di fare. Fatemi silenziare, che sennò poi mi incasino. Molto bene, quindi a tutti gli effetti abbiamo il nostro server con tutti i nostri canali belli che pronti.
A questo punto però, se questo server deve diventare il server di una community, andiamo a configurarla, questa community, perché abbiamo delle impostazioni in più proprio legate ai content creator che vogliono portare e che vogliono fidelizzare la propria community, i propri seguaci su questa piattaforma. Bene, abbiamo una serie di impostazioni interamente dedicate a questa cosa qua. Dove le troviamo? Le troviamo nelle impostazioni del server, tasto destro, impostazioni del server, panoramica, quindi entriamo nelle impostazioni e poi facciamo clic su attiva community. Vedete, stai costruendo una community? Trasforma il tuo server in un server di community per accedere a strumenti aggiuntivi per la gestione. Questa cosa è molto utile. Andiamo a farla subito. Iniziamo. Mantieni sicura la tua community. Ipotizziamo che per entrare in questo server e per scrivere in questo server sia necessaria una mail verificata e sia necessario un filtro contenuti espliciti. In questo caso ipotizziamo soltanto per brevità i contenuti espliciti. Perché non me lo fa salvare? Ah, devo per forza checkarli entrambi, quindi non possiamo andare avanti se non li configuriamo entrambi. Bene, dopo aver fatto questa parte dei controlli di sicurezza, che è la parte 1, andiamo a configurare le basi. Andiamo ad impostare per l'appunto il canale regole, ecco perché prima non l'ho fatto. Ne creiamo uno, creane uno per me, quindi in questo caso ne crea uno nuovo che si chiamerà per l'appunto regole e che avrà un'iconcina tutta personalizzata, poi la vedremo. Ed eventualmente possiamo anche creare un nuovo canale con gli aggiornamenti. Quindi, che ne so, magari una volta al mese voglio dire chi è che ha vinto, chi è che è stato estratto come fan migliore, faccio un esempio, in un'estrazione random e lo scrivo in questo canale di aggiornamenti. Potrebbe essere interessante. Creiamoli entrambi in questo caso, andiamo avanti. Revoca permessi di moderazione, che cos'è questa cosa qua? Qualche suggerimento per aiutarti a creare un'esperienza migliore per tutti i membri. Vediamo un po' che cos'è questo. Revoca i seguenti permessi dal ruolo Everyone. Amministratore, gestione server, gestione canali. Sì, direi di sì. Allora, che cosa sta succedendo in questo momento? Noi stiamo andando a chiedere a Discord di fare in modo che i membri del nostro server, quelli del ruolo Everyone, quindi a tutti gli effetti i fan che non sono moderatori, che non sono VIP e tutte queste cose qua, possano... non possano gestire il canale, giustamente, quindi andiamo a spuntarlo. Accettiamo le regole e terminiamo la configurazione. Molto bene. Ora che abbiamo abilitato la community, abbiamo una sfilza di impostazioni in più. Guardate, un sacco di cose. Possiamo aggiungere le linee guida, i canali di aggiornamenti, possiamo scegliere la lingua principale, ipotizziamo l'italiano. Possiamo inserire una descrizione del nostro server, il miglior server dove vi video giocare in streaming. Salva modifiche. Possiamo andare all'interno dei dati del server a vedere una serie di statistiche per quanto riguarda il nostro server. Possiamo accedere al programma di partnership, questo non è particolarmente interessante. E poi possiamo configurare una schermata di benvenuto. Questa cosa è molto interessante, non la approfondisco perché in realtà è molto semplice, molto intuitiva. Vedete che vediamo un breve titolo con un'icona, una rapida descrizione che corrisponde alla descrizione del nostro server per l'appunto, e poi abbiamo una serie di altre informazioni non particolarmente interessanti. Una descrizione dei canali più importanti che cliccati ci riportano in quel canale con un'icona personalizzata. Quindi questa cosa potrebbe essere molto molto interessante. A questo punto abbiamo creato a tutti gli effetti le nostre cose. Abbiamo creato la nostra community. Ora usciamo perché vi faccio vedere che avremo delle nuove cose. Avremo un canale moderator only. Guardate un po'. Qui il nostro Discord ci avvisa. Ci dice: questo canale è stato creato per ricevere gli aggiornamenti ufficiali di Discord per amministratori e moderatori dei server community, quindi dei server che contengono una community di fans. Quindi in questo caso non possiamo eliminare il canale, penso, vediamo. No, elimina il canale, possiamo eliminarlo comunque, ma comunque non ci dà fastidio perché verrà visto soltanto da noi e dai moderatori che poi aggiungeremo al canale. Ed è molto semplice e anche molto pratico perché praticamente qui Discord
ci avvisa per eventuali notifiche, eventuali aggiornamenti dell'applicativo Discord per i moderatori o per coloro che vanno a gestire il server. Vi faccio notare che ora abbiamo ancora un altro canale, che è il canale Rules o il canale Regole. Ipotizziamo di modificarlo in Regole. Regole. Andiamo in Permessi. Ah, salviamo le modifiche. Andiamo in Permessi. In questo caso non sarà un canale privato, è nei permessi avanzati. Direi che tutti quanti, everyone, inviare i messaggi, giustamente no. Vedete che in questo caso c'è già stato creato automaticamente, essendo il canale per l'appunto delle regole. E è chiaro che i membri non possono inviare messaggi, e qui ci inseriamo le regole per l'appunto. Ora però vi faccio vedere un'altra cosa. Vi faccio notare che adesso, cliccando con il tastino più, dopo aver configurato una community, ci clicco. Guardate, ho un'altra cosa. Posso creare un canale delle notizie, e cioè un canale testuale che può pubblicare contenuti sui server che lo seguono, oppure una sala conferenze. Questa cosa è bellissima. Sala conferenze, ipotizziamo, talk, sala conferenze, avanti. Creiamo la sala conferenze. Aggiungiamo eventualmente dei moderatori del palco, non facciamoli in questo caso. Saltiamo e avremo questa sala conferenze che possiamo, via con sto microfono, dai su, capito. Possiamo eventualmente avviare il palco, quindi scegliamo un argomento e iniziamo questa conferenza. Possiamo creare un evento, questo è molto utile, un po' come le live su YouTube, per farvi un banale esempio. Bene, noi in questa maniera possiamo andare a creare un evento in cui diciamo, che ne so, da qua a qua si fa una sessione di Q&A, domande e risposte. Ask me anything, voi entrate, alzate la manina e fate le vostre domande. Facciamolo, facciamolo. Creiamo un evento. L'evento è in sala conferenze, il canale è Talk. Di cosa tratta il tuo evento? Q&A. Quando avverrà? A quest'ora qua. Descrizione, ciaone. Immagine di copertina non ci interessa. E questa sarà l'anteprima del nostro evento. Creiamo l'evento. E ora tutti quanti avranno questo link da poter condividere e vedranno qui sopra un evento. Ecco qui il nostro evento, in questa maniera. Capito? Dai, non me ne frega niente, chiuditi. Chiudiamo anche questo. Tutti quanti vedranno. Usciamo dalla sala. Molto bene. Tutti quanti vedranno qui sopra un evento. Tutti, questo lo vedranno tutti gli utenti nel nostro server. Ci cliccheranno e potranno vedere Q&A. Ora vado a fare una cosa molto rapida, e cioè vado ad invitarmi dall'altro account, copio e incollo il link di invito, così accedo con l'altro account. Dai, datemi qualche istante, così mi invio il mio link e vi faccio vedere come posso accedere rapidamente al server, così facciamo una prova vera e propria di queste conferenze. Facciamo così, ci uniamo al server, capito, accetta l'invito, e a questo punto guardate, abbiamo anche il tutorial express. Questo sono io dall'altro account. Chiudiamo, facciamo così, andiamo nella chiacchierata libera, no, ho sbagliato, andiamo in talk, molto bene. E ora io da qui avvio l'evento. Quindi vado all'interno di Talk, non me ne frega niente, avvia il palco. E qui, perché non posso avviare direttamente l'evento? Vediamo un po', forse devo fare così. Ecco, guardate, clicco sul titolo forse, di più, avvia evento, eccolo qui, guardate, non so perché l'abbiano nascosto nei tre puntini, avvia evento, lo avviamo, avvia evento. Fai sapere, in questo caso arriva una notifica e siamo nell'evento. In questo caso, dai, su, chiuditi. In questo caso possiamo attivare la nostra videocamera, ma non il nostro microfono, perché vi ricordo che io prima non gli ho dato il consenso per evitare i problemi che poi ho con OBS Studio, che sta registrando il video, per evitare poi di incasinarmi e di dover poi fare post produzione. E vi faccio notare che i vari utenti possono alzare la mano, come ha fatto in questo caso Tutorial Express. Noi possiamo farlo parlare, tasto destro, invita a parlare. Io a questo punto, non so se l'avete sentito, posso accettare di parlare dall'altro account, accetto. E ora, vediamo se riesco, facciamo così. E ora, io parlo, e voi dovreste sentirmi.
Vedete che in questo caso, andiamo a silenziare per evitare di incasinarci. Vedete che in questo caso, ora riavvicino per parlare nuovamente. Sai cosa sto facendo? Mi sto incasinando. Sì, quindi io sto parlando. Allora, sto parlando, dico delle cose. Perché non mi si sente più? Cosa è successo? Non ne ho idea. Vabbè, insomma, quando stavo parlando era evidenziato il fatto che io stessi parlando. E poi dopo, quando andiamo a spostare nuovamente questa persona nel pubblico, io non potrò più riabilitare il mio microfono. Non so come farvelo vedere, ma ora io vi confermo che dal lato utente non posso attivare il mio microfono. Provo a rialzare la mano perché vi faccio vedere che qui ho l'elenco delle mani alzate. Posso invitare a parlare oppure posso chiudere, quindi posso praticamente abbassargli la mano ed ignorarlo totalmente come una persona malefica. E questo è quanto fondamentalmente, questo è un server Discord, vedete che è molto molto funzionale. Voglio fare però con voi un'ultima cosa, andiamo a lasciare la conferenza, usciamo e terminiamo. Molto bene, voglio andare a ragionare un attimo sulla gestione dei diversi ruoli del nostro server. Perché? Perché Discord ci consente di andare a creare una serie di ruoli. Cosa vuol dire questo? Se noi abbiamo sul nostro canale YouTube un team di 4 o 5 moderatori, ecco che possiamo andare anche su Discord a riportare questi moderatori come ruolo, per l'appunto, a renderli mod anche su Discord. Lo facciamo. Tasto destro, impostazioni del server, ruoli. Andiamo a creare un ruolo, cliccando sul tasto crea ruolo. Impostiamo un nome del nostro ruolo, per esempio moderatori, per l'appunto. Andiamo ad impostare un colore. Ipotizziamo questo azzurrino, grigetto. Che cos'è sta roba? Possiamo eventualmente caricare anche un'icona, ma solo nella versione a pagamento. E altre cose, ma in questo caso non ci interessano. Nei permessi, questo è molto importante. Visualizzare i canali? Beh, direi di sì. Gestire i canali? Direi di no. Gestire i ruoli? Direi di no. Gestire emoji e adesivi? Direi di no. Visualizzare il registro attività? Beh, questo sì, potrebbe essere utile farlo fare ai mod. Gestire il server potrebbe essere interessante. No, il nome e la regione no. Creare invito, cambiare nickname sì, gestire soprannomi sì. Espellere membri, beh, è il ruolo principale dei mod, bannarli anche, mettere i membri in timeout anche, inviare messaggi, sì. Vediamo questo, menzionare everyone, here e tutti i ruoli ovviamente possono farlo, gestire i messaggi possono farlo, gestire i thread possono farlo. Insomma, stiamo praticamente andando a dire che il ruolo moderatori può fare queste cose. Ma a questo punto però, che cosa succede? Noi salviamo le modifiche prima di tutto, prima che ce ne dimentichiamo. Quali sono i nostri moderatori? Possiamo sceglierli tra i membri. Aggiungi membri. Ipotizziamo che in questo caso Tutorial Express sia un moderatore. Lo aggiungiamo. E ora lui verrà catapultato nel gruppo di moderazione, in questo caso del canale. Vedete? Forse non l'ho salvato. Vediamo un po'. Vediamo nelle impostazioni. Impostazioni, ruoli. Vediamo se abbiamo qui moderatori. Sì. E infatti, vediamo se riesco ora dal telefono, dove ho l'altro account, vediamo se riesco a scrivere no, che cosa può fare un moderatore? Non me lo ricordo più. Insomma, volevo farvi vedere che posso fare qualcosa. Anzi, riavviamo rapidamente un questo qua, una cosa, una conferenza di gruppo qui. Se riusciamo anche in italiano sarebbe utile. La avviamo. Gli diamo qualche istante e vi faccio notare che ora io entro. Ascolta. Perché? Sembrerebbe non prendermi come moderatore. Vediamo un po' cosa sta succedendo. Torniamo nelle impostazioni del server. Torniamo nei ruoli. Vediamo che cosa possono fare i moderatori, i permessi. Qui le prime volte ve lo ripeto un po' da smanettarci, perché vedete che ci sono un sacco di impostazioni differenti, quindi potrebbe essere utile andare a capire questa cosa. Priorità di parola, sì, gestisce eventi, amministratore. Vediamo se adesso posso fare questa cosa qua. Vediamo se posso abilitare il mio microfono, provo a uscire e rientrare. No, direi di no, non mi pare. Ah, ecco, però per farvi capire che sono un moderatore, ora io dal mio smartphone, dove ho, ve lo ripeto ancora una volta, l'altro account, posso visualizzare il canale moderator only, questo qui.
questo qui che, come vedete, è bloccato e visibile soltanto ai moderatori. E dopo aver fatto anche questa cosa, dopo aver capito come gestire i ruoli, direi che abbiamo un server Discord bello che è pronto, abbiamo un server Discord funzionante al 100%. Fatemi sapere cosa ne pensate, questa piattaforma l'avete visto, è veramente molto interessante, regala sempre sorprese. Questo è quanto, io vi ringrazio, vi ricordo che mi trovate su Telegram come chiocciola Tutorial Express, ve ne ho già parlato, e che trovate anche il mio neonato podcast Creator Talk. Per il momento lo trovate passando da go.trizza.tk/podcast oppure molto banalmente cercandolo in tutte le piattaforme di podcasting. Questo è quanto, un abbraccio fortissimo a tutti e un appuntamento alla prossima. Ciao ciao!